a partire da Giulio Bonino, che è un collega dell'Università di Roma, un sociologo, anche lui è un nostro ospite graditissimo, anche adesso insomma, sentiamo cosa ci racconta. Prego, Giulio. Grazie. Allora, intanto grazie a tutti e a tutte coloro che hanno lavorato all'organizzazione di questa mattinata di lavori e grazie per avermi consentito di prendere parte a questa discussione. Una discussione, da quello che ho ascoltato, che offre tantissimi stimoli, tantissimi spunti, anche in considerazione delle diverse prospettive disciplinari, dei diversi punti di vista che si stanno mettendo a confronto attorno a questo dato. Quello che provo a portare un punto di vista, che è quello della sociologia dei fenomeni politici, ecco, dal punto di vista della sociologia dei fenomeni politici, il problema dell'amministrare, e questo non riguarda ovviamente soltanto il Sud, ma il problema dell'amministrare e della formazione necessaria per svolgere la funzione amministrativa è una questione di confine, cioè è una questione che interessa l'interdipendenza tra diversi sistemi di azione, tra diversi sistemi di regolazione, quello politico istituzionale, quello del mercato e quello dei saperi esperti. E noi oggi riflettiamo in particolare sul ruolo dei saperi esperti di tipo universitario. Questa triangolazione lo sappiamo, costruisce una triplice elica, non devo essere io a dirle, colleghi, la sociologia economica spinge alla crescita, all'innovazione. Recentemente poi, in analisi più recenti, a questa elica sono state aggiunte altre due eliche, quella dell'ambiente e quella della società civile, che anche Cadio richiamava poco fa nel suo intervento. Ecco, questo modello di innovazione a me pare particolarmente rilevante in questo momento in cui si stanno ridefinendo le strategie per la ripresa, ma queste strategie per la ripresa in una prospettiva più ampia stanno ridefinendo gli ordini regolativi che in qualche modo definiranno il modo con cui vivremo insieme nei prossimi anni. E allora io credo che sia di fondamentale importanza provare a lavorare, di dare confusione di quali sono le competenze che occorre formare, delineandole poi in termini di saperi, di abilità, contestualizzate in contesti lavorativi, e quali sono i profili professionali su cui si può lavorare per renderli riconoscibili agli attori che stanno intervenendo in questi processi di innovazione che abbiamo richiamato poco fa. Credo che però che per poter riflettere su questo tema delle competenze da formare sia necessario anche riflettere su alcuni tratti caratterizzanti del momento storico che stiamo vivendo per individuare alcune tensioni a cui faceva in parte anche già riferimento Giacomo Palini nel suo intervento introduttivo. Perché queste linee di tensione possono anche determinare degli effetti inattesi e quindi vale forse la pena esplorarle un po' meglio. Allora, da questo punto di vista la sociologia medica è una disciplina interessante perché lavora proprio sulle interdipendenze. Quando studia il potere, quello dico, studia il rapporto dei processi culturali, sociali, economici all'interno del quale questo il potere prende forma. Allora oggi, rispetto al tema che abbiamo messo al centro di questa mattinata, significa fondamentalmente riflettere sul rapporto fra competenze amministrative, politiche pubbliche e modalità di governo delle politiche pubbliche. E allora è forse necessario rispondere preliminarmente ad alcune domande, ma che tipo di politica abbiamo di fronte? E che ruolo hanno nella costruzione di queste politiche gli interessi e i freni ideazionali, le vicende del mondo, dei diversi attori che sono coinvolti nella costruzione di queste politiche? E quale potrebbe essere il ruolo degli attori politici e amministrativi in queste politiche? E quindi poi alla fine possiamo anche riflettere su quali sono le competenze che occorre formare. Io credo che queste domande possono essere utili e interessanti perché nel momento in cui cerchiamo delle risposte a queste domande e quindi cerchiamo anche di capire quali sono le competenze che possiamo formare, probabilmente ci pongono di fronte ad una considerazione che forse non è sufficiente lavorare su saperi, abilità di tipo tecnico, di tipo giuridico, contabile, ingegneristico, che ci mettano nella condizione di spendere più rapidamente i flussi di spesa aggiuntiva che sono previsti per la ripresa e la resilienza. Certo, sono importanti, ma probabilmente sono importanti anche altre competenze, che sono competenze legate alla capacità di situare le azioni amministrative nel frame delle politiche che si stanno sviluppando e dei processi di innovazione potenziali o reali che queste politiche a loro volta stanno attivando. E allora vorrei provare a usare il tempo che mi rimane per cercare delle prime risposte a queste domande. Allora, la prima, a che tipo di politiche, con che tipo di politiche ci stiamo confrontando? E nella piena consapevolezza di una impropria semplificazione, uso come linea di ragionamento
per capire le politiche, i contenuti del PNRR. Sono necessarie naturalmente due messe. La prima è che nella valutazione di questo piano possono esserci legittimamente per noi opinioni anche molto diverse. La seconda è che si tratta di una programmazione strategica che dovrà essere ulteriormente approfondita, ulteriormente studiata. Vedremo quando arriveranno le schede operative. Io forse non sono aggiornato, ma ancora non credo che siano disponibili pubblicamente. Insomma. Quindi bisognerà fare un lavoro di monitoraggio delle modalità di implementazione, poi di valutazione degli effetti outcome del piano. Detto questo, però, introducendo un'ulteriore semplificazione, a me colpisce molto, facendo un piccolo esercizio come ha fatto Carlo, che nelle oltre 300 parole del piano la parola impresa ricorre 239 volte. Se ci aggiungo il termine imprenditoriale arrivo a 255 volte. Poi ricorre la parola mercato, competitività. La parola povertà è presente solo 16 volte. Povero, poveri una volta sola. Sappiamo i dati Istat recentemente ci dicono 2 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta. Disuguaglianza 7 volte. E solidarietà una volta sola. Poi ci sono parole fondamentali come democrazia e uguaglianza che non ci sono. Il PNR. Ora uno potrebbe dire, vabbè, niente di sorprendente, Carlo diceva, è stato un piano costruito nel chiuso di nelle stanze di due governi, ma io aggiungerei anche nella stanza di McKinsey, sappiamo che è stato un piano costruito anche una consulenza importante di McKinsey. Ora, io, diciamo, non si tratta di dare giudizi di valore, io non sto dando un giudizio di valore, ma si tratta solo di notare come i frame ideazionali che sono prevalenti in quel piano sono quelli della centralità dei valori imprenditoriali, della competizione, del mercato, e sono quindi, non c'è nessuna discontinuità da questo punto di vista, sono pienamente in linea con le politiche che si sono sviluppate alla fine dei 30 gloriosi dello scorso secolo. E queste politiche hanno bisogno di competenze che riproducano nel tempo questi valori e che li riproducano in specifici contesti di azione pubblica. Poi l'ha fatto benissimo Carlo poco fa, quando scorriamo le parti dedicate alla riforma dell'amministrazione del famoso ABCD, ricorre costantemente l'idea della funzionalizzazione, del buon funzionamento delle amministrazioni centrali, alla competitività, alla capacità di attrarre investimenti privati. Anche qui nulla di nuovo, si attualizzano le indicazioni di policy che l'Ocse dà al nostro paese da diversi decenni, che sono state da ultimo ricordate anche nell'ultimo degli studi economici pubblicati sull'Italia, che è stato pubblicato a settembre del 21. Ecco, io credo che in questo quadro si possono provare a cogliere alcuni aspetti rilevanti di questo amministrare su cui stiamo provando a riflettere questa mattina. E da questo punto di vista mi torna utile ancora una volta lo specchio della sociologia politica, che ha da sempre analizzato il rapporto fra politica e amministrazione, cercando costantemente di problematizzare quelle rappresentazioni didattiche che, più riprese, spesso anche con finalità più normative che analitiche, hanno puntato sulla separazione funzionale fra queste due sfere di azione pubblica. E in realtà l'analisi sociologica delle amministrazioni ci ha sempre mostrato come l'azione amministrativa sia certo inevitabilmente guidata e determinata dalle scelte politiche, ma queste poi a loro volta sono ampiamente influenzate dalle diverse forme di razionalità decisionale che mette in campo l'agire amministrativo. E qual è l'esito? L'esito è quello di un fondamentale isomorfismo fra i contenuti delle politiche e le modalità di azione delle burocrazie. Un isomorfismo che ha trovato nel New Public Management, di cui parlava anche Carlo poco fa, il suo migliore esempio. Potremmo prendere diversi esempi appunto che sono presenti nel PNRR rispetto a questo tema, ma forse sarebbe interessante riflettere, ma come mai? Pare che Dalli più di un decennio fa diceva il New Public Management è morto, e forse l'ha detto troppo prematuramente, perché quantomeno a livello di retorica discorsiva vive e lotta insieme a noi il New Public Management, lo troviamo ben presente in questi documenti. Allora, che cosa ci consegna questo isomorfismo? Cioè, questa tendenza, che cosa consegna in termini di fabbisogni formativi dell'università? Cioè, quali sono, che cosa possiamo mettere in campo come offerta formativa con le nostre lauree triennali, con le nostre lauree magistrali, con i nostri dottorati di ricerca in questo contesto? Beh, una prima risposta è intuitiva ed è anche una risposta, se volete, dotata della ragione del consenso, no?
e forse per questo anche apparentemente molto convincente, competenze manageriali e soft skills. Ce lo chiede il PNRR, ce lo chiedono tanti altri documenti istituzionali, sono quelle che tutti dicono sono fondamentali per costruire quella che qualche tempo fa veniva chiamata un'amministrazione di risultato e non di regole, per implementare evidence-based policy. Però io credo che si possa provare anche a percorrere un'altra strada, a scegliere un'altra via. Certo, questa strada in realtà, questa della managerizzazione delle competenze, è stata già imboccata. Per rimanere nel nostro contesto, conosciamo bene l'orientamento che c'è in campo da qualche tempo di cambiare la funzione del dottorato di ricerca da strumento di riproduzione anche generazionale del sapere accademico a uno strumento di formazione superiore per il management e per l'impresa. Penso che tutti i nostri dipartimenti in queste settimane sono affannosamente al lavoro per bandire corsi di dottorato e posizioni di prezzidia con i fondi messi a disposizione dal PON 2014-2020, risorse importantissime, fondamentali per noi. E però dottorati di ricerca e posizioni, quindi progetti di ricerca che possono essere resi disponibili soltanto se concordati con le imprese pubbliche o private. E anche questo è un cambiamento importante, significativo di questo processo. Ora però io credo che in questo quadro l'università abbia bisogno anche di riflettere su quali possono essere gli esiti di politiche che sono prevalentemente orientate al mercato e di processi di innovazione che sono rivolti prevalentemente alla imprenditorializzazione delle amministrazioni pubbliche. Un solo esempio, la situazione di criticità che nella prima fase di pandemia ha mostrato nel funzionamento del nostro sistema sanitario italiano, ma potremmo dire a maggior ragione in molti sistemi sanitari regionali, dovrebbe farci riflettere che il sistema sanitario italiano è quello che ha più, il sistema sanitario nazionale è quello che ha più puntato all'interno dell'amministrazione pubblica verso forme di costruzione di basi mercati della salute, forme di competizione amministrata fra provider pubblici e privati di servizi sanitari. È una criticità che trova naturalmente una ragione importante anche nei 37 miliardi di riduzione delle risorse del sistema sanitario nazionale in 10 anni tra finanziamenti e tagli, come ha messo in evidenza il rapporto Gimbe di qualche tempo fa. Quindi l'idea era che per favorire l'imprenditorializzazione e la crescita dell'efficienza amministrativa bisognasse affamare la bestia, ci dicevano, no? Ma quando questa bestia ha dovuto affrontare la pandemia era una bestia stremata, in alcune regioni del paese era una bestia addirittura morente. E allora, considerando questo, forse possiamo dirci che se l'elica che spinge l'innovazione è solo quella del mercato, beh, allora forse rischiamo rotte o derive pericolose, e probabilmente qualcuna di queste rotte già la stiamo percorrendo. Ma allora non avrebbe più senso provare a puntare sulla possibilità di formare figure professionali che all'interno, soprattutto delle amministrazioni locali, siano in grado di dialogare maggiormente con gli attori della società civile, con tutte le loro articolazioni, tutte le loro forme più o meno organizzate di azione. Perché probabilmente è proprio all'interno di questi contesti che noi troviamo pratiche di azione che potrebbero essere di grande rilevanza per sviluppare progetti e problemi utili per affrontare problemi di rilevanza collettiva nella fase di ripresa post-pandemica. Anche qui però bisogna fare attenzione perché ci sono due pericoli in agguato. Il primo è quello di delega delle responsabilità pubbliche alla società civile e il secondo è quello di una tendenza verso l'imprenditorializzazione della società civile stessa. Queste sono due tendenze che chi studia le politiche sociali ha avuto modo di vedere bene nel corso degli ultimi anni, cioè spostare ad esempio nel campo delle politiche sociali responsabilità pubbliche verso la sfera privata, verso gli individui, verso le famiglie, verso le comunità locali. È quello che noi chiamiamo una forma di depoliticizzazione sociale dell'azione pubblica. E anche chi studia le politiche sociali in una prospettiva più attenta alle dinamiche storiche rivela come il cambiamento delle imprese sociali sia andato verso una crescente imprenditorializzazione di questi attori. Ecco, allora facendo attenzione a queste possibili derive, io credo che potrebbe aver senso iniziare una riflessione su
questo cambio di paradigma che citava anche Carlo poco fa, e cioè puntare su competenze che siano capaci di dar vita a processi cooperativi, collaborativi fortemente radicati in termini territoriali. Quindi competenze che costruiscono spazi di azione pubblica, in cui la collaborazione organizzata e strutturata tra attori pubblici e società civile potrebbe essere di fondamentale importanza, perché è all'interno di questi spazi di azione pubblica che possono esserci occasioni di collaborazione fertile anche con il settore privato, ad esempio sui temi della sostenibilità, declinata in termini ambientali e sociali. Quindi io credo che la vera sfida sia quella per noi di lavorare su competenze che si collocano lungo il confine dei diversi sistemi di regolazione, che siano cioè capaci di far dialogare società civile, imprese, istituzioni pubbliche, quindi delle competenze, delle figure professionali di raccordo, capaci di tessere dei dialoghi, però agendo dall'interno delle amministrazioni pubbliche, senza appiattirsi sul presunto valore salvifico delle competenze manageriali. Quali competenze? Beh, tanto per fare, come diceva Radio, gli elenchi della spesa, beh, capacità e abilità per leggere i bisogni sociali e economici dei diversi territori, decodificare le culture locali, mappare esperienze associative di cittadinanza e delle pratiche da questi, di cittadinanza attiva e le pratiche che vengono attivate da questi, competenze per riconoscere le vocazioni territoriali, per sviluppare, promuovere e valutare processi partecipativi o di public engagement, attivare reti organizzative interistituzionali, analizzare e valutare le politiche pubbliche, applicare strumenti di ricerca sociale. Quindi laureate e laureati che non siano soltanto capaci di leggere i processi della governance locale, ma che siano anche capaci di coordinarli in una prospettiva di regia pubblica di questi stessi processi. A queste poi potremmo naturalmente aggiungere la capacità di individuare la coerenza tra le diverse politiche, un po' per stare in quelle missioni strategiche citate da Carlo poco fa, e capacità di problem solving. Ecco, vorrei concludere dicendo un'ultima cosa. Io però credo che la sociologia abbia anche un'altra responsabilità, cioè potrebbe portare un altro contributo, potrebbe portare un contributo che è utile a formare due competenze che forse potrebbero essere definite delle metacompetenze, perché riguardano sostanzialmente gli stili cognitivi con cui si può affrontare la fase di ripresa, rimanere al tema del convegno di oggi, al titolo del convegno di oggi. Beh, la prima di queste metacompetenze ha a che fare con la capacità di sviluppare un pensiero di carattere sistemico, capace di leggere le interdipendenze fra i diversi fenomeni. Ieri sera parlavamo dell'intelligenza artificiale, di come non si possano isolare le dimensioni tecniche, tecnologiche, culturali, sociali, economiche di questo fenomeno. Questa tendenza a leggere in maniera sistemica interdipendenze processi, tra processi anche molto lontani da loro. La seconda, che lascio per ultima, che probabilmente è anche quella più importante dal mio punto di vista, riguarda la capacità di fornire una costante tensione verso il pensiero critico, cioè una capacità che non si limita a riprodurre l'esistente, un pensiero che non vuole duplicare la realtà, ma che cerca fondamentalmente di uscire dalle strettoie delle prospettive mainstream e cercando delle alternative per i corsi di azione pubblica. Ecco, io credo che quest'ultima capacità per noi sia particolarmente importante, perché forse ci può aiutare anche a tenere distinto e autonomo il sapere universitario dai saperi esperti tipici del mercato consulenziale. E credo che questo sia davvero ancora più rilevante in relazione alla situazione del sud del nostro paese. Grazie. Grazie a tutti. Molto interessante questo approfondimento su di noi, sull'università, cosa possiamo fare noi, come possiamo contribuire a creare competenze di raccordo e tutte le altre che tu hai detto. Molto interessante per noi, su cui materiale per riflettere.